iniziare volevo dire due parole su Nutrimente in modo che sia anche più chiaro il senso della serata. Siamo una onlus che opera a Milano dal 2013. Il nostro intento è quello di fare prevenzione sui disturbi alimentari, organizzando convegni, facendo interventi nelle scuole e offrendo il nostro supporto tramite degli sportelli di ascolto, sia fisici. Ad esempio, ne abbiamo organizzato uno della durata di un anno in una scuola di terza, sia telefonici. Quest'estate abbiamo inaugurato una linea telefonica che si rivolge ai genitori di persone con un disturbo alimentare per dare informazioni o semplicemente sostegno. Paolo è uno scrittore milanese molto prolifico e questa sera è stato più gentile da interrompere il discorso emozionale per fare questa cosa con noi. Prima di conoscere Margot, conosciamo la protagonista di questa storia, cioè l'anoressia. Però quella di Margot è una realtà molto specifica, la realtà di una ragazza privilegiata, ed è spesso l'errore che si fa pensando all'anoressia, che sia la malattia di ragazzine viziate a cui i genitori hanno dato tutto tranne forse la giusta attenzione. Può sembrare strano che un uomo abbia scritto questo racconto così dall'interno di una ragazza. Questa è la prima cosa che ho notato e ho pensato. Sicuramente Paolo conosceva una ragazza che soffriva. Sì, questo sì, anche più di una. Però in ogni caso il motivo vero era una certa vicinanza emotiva a quel tipo di modo di essere. Ho raccontato poi l'esperienza di anoressia di Margot come un fortissimo desiderio di controllo su di sé, una fortissima disciplina e anche una grande rabbia e voglia di ribellarsi per i genitori. Queste cose le sentivo io, che non sono mai stato anoressico, ma le sentivo molto mie. Da questo passo si può parlare di uno degli aspetti caratteristici che dicevamo prima, no? Che magari è il meno intuitivo, perché uno pensa subito alla magrezza, all'essere magre. In realtà uno degli aspetti su cui si fonda questo disturbo è l'estremo bisogno di controllo, che può sfociare in una vera e propria ossessione per i numeri, quindi il peso sulla bilancia, le calorie ingerite, i cibi permessi, i minuti che servono per smaltire quel cibo lì. Tutto il resto è come se passasse in secondo piano. I progetti di vita, lo studio, il lavoro, le relazioni, tutto è meno importante rispetto a questo bisogno estremo di controllare. Un'anoressica forse per un po' si nasconde, nel senso che si mette i maglioni larghi e cerca di non darlo a vedere, però effettivamente che sta facendo? Si sta riducendo a un osso in modo che tutti vedano che lei sta male, perché altrimenti uno non abituerebbe a mostrare il suo corpo in quello stato, no? Anche se soprattutto nella prima fase, quella che dicevo della luna di miele, c'è più una negazione di questa sofferenza qui. Cioè, se tu parli con loro non riesci ad entrare nella parte emotiva, no? Cioè, loro stanno bene, non hanno nessun problema. E se gli chiedi, allora perché sei qui? Se stai bene non hai nessun problema? E la risposta è, i miei genitori esagerano.